chiunque può farla in compagnia, fare la passeggiata, ed è bellissimo anche quello perché lo scenario è spettacolare, delle montagne con la neve, eccetera. Poi, parlando di alto livello, invece, io personalmente mi alleno tutti i giorni e spesso anche 2 volte al giorno. Con le ciaspole non mi alleno molto, sinceramente. Le ho messe l'ultima volta, le ho spogliate alla ciaspolata della Val di Noni il 6 gennaio e le ho rimesse stamattina, per cui alla fine alla base di tutto c'è la corsa, che poi sia con le ciaspole o meno, però diciamo che le ciaspole soprattutto vanno viste secondo me intese più come passeggiata, come camminata. Perché l'evento alla fine è questo, più che la gara agonistica, che comunque fa la sua parte, comunque l'evento dove partecipa la massa della gente è la passeggiata, con famiglie, bambini e tutto il resto è quello insomma il succo delle ciaspolate secondo me. Sì, quello è proprio l'obiettivo di Racchette in Valle. Se ovviamente qualcuno del pubblico ha delle domande, sono bene accette, perché non sono molte le occasioni di avere questi campioni. Se volete totalizzare poco più di 39 minuti, vi dovete allenare almeno tutti i giorni. Se volete fare una passeggiata, faccio un po' un riassunto di quello che tu hai detto, basta molto meno. Diciamo che il terzo classificato era staccato veramente di poco, e quindi mi sembra di capire che la corsa sia una grande base comunque. Certo, e non ero molto staccato, ho perso soprattutto in salita e un po' il freddo mi ha bloccato, comunque eravamo tutti lì effettivamente. Come diceva Alex, l'essenza è quella della passeggiata in montagna, alla quale si può abbinare anche la gara agonistica, che se questa serve come volano, come traino per poter poi diffondere l'utilizzo delle racchette da neve a largo raggio sicuramente è bene, certo. A me piace molto l'attività, non tanto agonistica, non sono un agonista, ma l'attività portata all'estremo, quindi amo molto anche fare la corsa sulle racchette da neve. Come diceva Alex, io non utilizzo mai le racchette da neve come allenamento, corro con la corsa. Poi, chiaro, l'ultima volta le ho indossate a casa mia qualche giorno fa, perché adesso mi giungeva notizia che sono da 2 giorni e mezzo che continua a nevicare in Emilia, e quindi per poter correre un po' le ho indossate l'altro giorno, perché sennò non riuscivo proprio a correre, c'era la neve alta fino alla coscia, e diversamente sennò le avevo indossate alla ciaspolata e poi 3 giorni fa per uscire di casa e oggi stamattina. Anche perché insomma ci vuole la neve, quindi non è facile prepararsi con le racchette da neve, quindi si corre. Chiediamo anche se fa Ricard come invece si prepara lui in Francia. Comment on fait la préparation pour la compétition en France? Ben, je fais beaucoup de cross-country chez moi, en Blue Cross, il y en a aussi en Italie. Beaucoup de ski de fond, un peu de ski de rando et puis beaucoup de 10 km sur route, sur la piste, pour travailler la vitesse, surtout sur un parcours comme aujourd'hui où c'est très roulant et où il faut avoir de la vitesse pour pouvoir relancer après les bosses. Allora, anche lui corre sia in velocità sia invece sulla lunghezza e poi abbina anche lo sci. Lo sci di fondo, noi l'abbiamo detto anche nel commento Fabrizio questa mattina, che le ciaspole sono abbastanza simili, no? Per certi versi lo sci di fondo e lo sci. Quindi se non avete la neve va benissimo la corsa. Qualcuno di voi ha delle domande per questi campioni? Anche qualche curiosità? D'où tu viens exactement? De Gap, dans les Hautes-Alpes. Gap, en Alpes. Dici che è facilitato perché è già vicino alle montagne. Beh, comunque con la neve che c'è, anche lui in Emilia ha agevolato in questo periodo. Come bisogna partire? Come bisogna nutrirsi per una partenza così, per eseguire, diciamo così, il percorso? Voglio sapere, avere un suggerimento da lui. Allora, come bisogna alimentarsi? Questa lo chiediamo al vincitore. Siamo curiosi di saperlo anche noi, cosa mangiate, come vi preparate. E poi anche qualche consiglio a chi vuole iniziare. Ma allora l'alimentazione, diciamo che almeno personalmente io cerco di mantenere un'alimentazione molto varia, senza avere eccessi di nessun tipo di alimento, e penso che questa sia la base di tutto, senza fare nessuna dieta particolare o chissà cosa, quello che si pensa, cosa si pensa. Secondo me appunto è variare molto senza eccedere con niente. Questa mattina come sei partito? Cosa
Questa mattina ho mangiato, ho fatto una colazione solita con pane, fette biscottate con miele e marmellata. Niente di più. Sì, ho bevuto un caffè e oppure un tè, dipende. Tè o caffè, si possono alternare secondo me. Uno si aspettava pane, salame, pane prosciutto, delle cose sostanziose, uno invece una colazione normale, magari un po' più abbondante, perché comunque gli zuccheri danno energia, quando si fa sport i carboidrati ci vanno. Quindi donne, si può eccedere prima di una gara con i carboidrati. Fabrizio, hai qualche curiosità anche tu? Beh sì, qualcuna assolutamente sì, tipo Antonio, il podismo, il correre è la tua attività fin da bambino oppure hai fatto anche altri sport prima di specializzarti comunque nella corsa? Dunque, fermo restando che la corsa rimane pur sempre per me un'attività di piacere e assolutamente non professionistica, e sì, ho iniziato come quasi tutti direi in Italia con il calcio fino ai 13-14 anni, dopodiché stare seduto in panchina non mi piaceva più di tanto, e invece con l'atletica e con la corsa si è sempre protagonisti, per cui è stato abbastanza facile il passaggio dal momento che a calcio mi relegavano in panchina, a correre andavo piuttosto bene, di solito tra i primi arrivavo sempre, e da allora è nata la passione che spero di portare avanti il più a lungo possibile. I livelli finora sono mantenuti nonostante l'età abbastanza elevati, spero di andare avanti ancora per qualche tempo così. E noi naturalmente te lo auguriamo. Altre domande? Curiosità? Dubbi? Scarpe fuori sono le scarpe, sono diverse. Lui... Alex. Ma allora se parliamo di corsa, cioè senza ciaspole, io personalmente uso le Brooks, queste vabbè sono qua perché c'è la neve, però non sono quelle che uso per correre assolutamente. No, assolutamente. E niente, comunque ci sono, cioè personalmente io uso scarpe da ginnastica, cioè ce ne sono varie marche, poi non è... Quel tipo di chaussure vous utilisez pour la cour et pour la compétition? Donc pour la raquette c'est les mêmes que... Les stesses pour la ciaspolata, quindi. Et invece pour la course? Les mêmes que donc celui qui m'a battu aujourd'hui, Baldas, raquette Baldas, et les chaussures normales de running. Effectivement, les scarpe sont très importantes. Je voudrais sentir però anche une donne. Eccola. Allora, siccome sei una veterana, perché ti abbiamo già visto in tantissime gare, c'è differenza secondo te nella preparazione fra uomo e donna? Alla fine non c'è stata tantissima distanza, no? In alcune gare c'è uno stacco molto più netto tra i tempi di arrivo. Ma intendi dire nella gara di oggi o tra maschi e femmine? Tra maschi e femmine nella gara. Beh, oggi tra maschi e femmine c'è stato un grande distacco, probabilmente dovuto alla lunghezza della gara e anche al tipo di neve che abbiamo trovato oggi. L'anno scorso mi sembrava un po' più veloce come fondo, perché era più ghiacciato, quest'anno era più farinosa ed era più pesante, e noi donne quando si allunga la fatica e quindi si allunga la gara tendiamo a perdere un po' di più rispetto agli uomini. Di norma vedi altre gare con le ciaspole 4-5 minuti, oggi mi sembra aver visto che c'è un bel po' di distacco in più, ma questo cioè non vuol dire niente, nel senso bravissimi loro, ma ancora più brave noi donne che stiamo in giro ancora di più, per cui facciamo ancora più fatica di loro. Qualche consiglio invece per l'allenamento ideale? Allora, siete tutti d'accordo che la corsa sia un'ottima base? E poi che cos'è che si può fare, soprattutto quando non si ha a disposizione la neve? Vabbè, io abito sul lago di Garda, ad esempio, io sto vicino a Desenzano, tra Desenzano e Salò, per cui
Padenghe, grande, siamo vicini di casa, di neve praticamente non ne vediamo quasi mai, ma quello che serve secondo me in tutti i tipi di gare, quindi in tutti gli sport, è la volontà, la passione e la volontà, la forza di volontà e lo spirito di sacrificio, perché quando poi hai quella, sei convinto di quello che vai a fare, puoi fare una gara con le ciaspole, puoi fare una gara di sci, puoi fare qualsiasi cosa, se ci credi davvero. E io adesso sono un sacco di anni che faccio attività, corso in montagna, ho fatto le maratone, ho fatto le mezze, faccio i cross, e diresti insomma dopo i 45 anni uno potrebbe anche dire: eppure se uno ci crede ancora e lo fa ancora volentieri con la passione, vedi che siamo qua, ci divertiamo ancora, facciamo fatica tanta, però siamo ancora contenti. Quindi donne, avanti a tutta, perché possiamo fare quello che vogliamo, se lo vogliamo. Beh, questo è un grandissimo messaggio. Senti, ma domani, oggi c'è stata questa fatica, questa bella giornata, questa, ma domani come si ricomincia, con quale spirito, con quale obiettivo e qual è il prossimo impegno? Guarda, prima di domani c'è stasera, vado a casa, c'è mio marito, ci sono i miei bambini che mi abbracciano e mi dicono sempre: mamma, sei bravissima lo stesso, anche se non hai vinto, se sei arrivata seconda, comunque hai finito una cosa importante che ci tenevi a fare, e questa è una grandissima soddisfazione. E non lo so se per il papà è la stessa cosa, ma per le mamme è una soddisfazione enorme. E quindi anche loro ti danno ancora uno stimolo in più per alzarti domani. Poi io ho la fortuna di essere nel gruppo sportivo della Forestale, quindi non ho l'impegno di dover alzarmi domani mattina e andare al lavoro, anche se le mamme qua, le signore sanno che comunque qualcosa in casa c'è sempre da fare, e poi riprendo i miei allenamenti. E per adesso penso che domani avrò ancora l'entusiasmo che avevo stamattina, che avevo ieri. E quindi si riparte domani con che tipo di allenamento? Beh, domani ci sarà uno scarico, anche perché oggi non si è fatto, io almeno non ho fatto neanche molto defaticamento, per cui domani ci sarà una corsa lenta, non so, può essere 8-10 km di corsa lenta, magari su un fondo morbido, come può essere una strada sterrata, comunque un giro diciamo non impegnativo, ricominciare magari martedì o mercoledì a fare qualcosa di più impegnativo, anche perché io probabilmente poi dovrò fare gli italiani societari di cross all'inizio di marzo, quindi non c'è da perdersi via, ecco. Non c'è tempo da perdere, un giorno di scarico poi si ricomincia. Grazie allora a Maria Grazia Roberti, ad Antonio Santi, a Stefan Ricard e ad Alex Baldaccini. Vi aspettiamo per le premiazioni di fronte a Casa Pragelato, quindi a veramente due passi di qui, per premiare non solo loro ma tutte le diverse categorie. Un ringraziamento va non soltanto a questi grandi campioni, ma a tutti voi che avete partecipato, rendendo ancora una volta questa gara così speciale. Grazie. Sto bene. Amo cavalletti. Non serve più?